Mi scuserete se non darò del, se darò del tuo sia Raffaele che Gianluca, ma non mi è possibile fare finta di non conoscere da tanto tempo, quindi no, evitiamo queste formalità. Ecco, questo libro ovviamente invito a leggerlo con molta attenzione, anzi di tenerlo da parte, perché non è solo un libro che si legge con gran facilità, ma un libro che fa talmente arrabbiare che magari un parlamentare può pensare anche di utilizzarlo come strumento poi di proprie proposte. È un libro, e tra altre cose purtroppo passa un giorno e non è più attuale, nel senso che ci sarebbe da fare aggiornamenti. Riflettevamo prima sul fatto che proprio oggi il governo ha deciso lo scioglimento per infiltrazione mafiosa del comune di Bordighera in Liguria, quindi alla faccia dei Gattopardi. Non è il primo caso, nel 95 venne sciolto Bardonecchia e nel 2005 Nettuno, che qui alle porte di Roma tutti conosciamo la vicenda di fondi che meritava ben più di uno scioglimento, ma sappiamo come è andata a finire, e ci sono altri comuni al nord che sono sotto la lente d'ingrandimento proprio per questi fatti. Prima è stata citata anche la relazione della Procura Nazionale Antimafia, anche questo è un documento che chiedo tutti i parlamentari abbiano il dovere di leggere con molta attenzione. Sono alcuni capitoli che sono l'esemplificazione esattamente dei Gattopardi. Consiglio in particolar modo, ne riflettevo prima con Ettore, un capitolo sul gioco d'azzardo, un tema che pare essere intoccabile dal nostro mondo politico, se non fosse al contrario. Oppure, piccola notiziola dell'altro ieri, l'arresto a Palermo di un funzionario di banca, non di un impiegato, di un funzionario di banca che favoriva le cosche mafiose palermitane. Io prenderei la partenza da una frase, mi ricorda molto una riflessione che mi è venuta a spontanea l'anno scorso quando, ahimè, è stato arrestato a Rosarno un capo scout. Io sono scout e quindi ovviamente mi sento più colpito da questo, arrestato con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. In realtà non arrestato in quanto capo scout, ma in quanto era titolare di un distributore di benzina e faceva il riciclaggio per la cosca rosarnese. Da lì ho avuto la conferma della riflessione che Raffaele fa nelle primissime pagine. Ve la leggo perché secondo me se non si capisce questo, è difficile poi affrontare anche il resto del libro. Dice: anche chi è più interessato a comprendere continua a dare per scontato che le mafie sono qualcosa di diverso e separato dalla società civile, come se si potesse tirare una linea ideale tra i buoni e i cattivi, tra il bianco e il nero. Io in occasione appunto dell'arresto di questo capo scout dissi: il nemico è tra di noi, anzi spesso siamo noi dalla parte del nemico. Una frase che si sente sempre spesso dire anche tra i politici è che la mafia è l'antistato. Credo che queste poche righe di Raffaele Cantone siano la descrizione esattamente contraria del concetto di antistato. Io partirei proprio chiedendo a lui questo. Gattopardo sembra un termine lontano nel tempo, no? Ottocentesco. Invece la descrizione è quella di una mafia di adesso, di qualcosa che è tra di noi, che dentro tutti i settori, i capitoli che leggiamo non trattano di droga, omicidi, estorsioni, trattano di appalti, economia, impresa, sanità, pallone, calcio, che non guasta mai, politica, enti locali, cioè stiamo parlando di rifiuti, è chiaro. Ecco, qui parliamo del mondo di tutti i giorni, della cosiddetta società civile, o spesso anche troppo portata nel palmo di mano, società civile. Ecco, io direi, partiamo da questa tua riflessione con cui hai aperto proprio il libro, che poi dopo viene descritta ampiamente da tutte le storie che tu hai vissuto direttamente. Prima di tutto buonasera a tutti e lasciatemi ringraziare Pina per il suo...